mantenuto. Cosa vuol dire creare una semplice UI? Io posso dargli un titolo oppure tranquillamente scrivere qualcosa. Ad esempio, proviamo Google UI. Location. E posso ora questo no, tolgo un grassetto, chiamo un grassetto anche se lui di principio mi mette questo come grassetto che sarebbe il titolo e poi io posso tranquillamente scrivere qualsiasi altra cosa, testo numero 1, togliere il grassetto, posso mettere corsivo, posso fare diverse cose. Quando faccio posso aggiungere, naturalmente devo aggiungere dei contatti, delle persone. Come si aggiungono le persone? Allora, abbiamo detto che non c'è bisogno di avere un account Gmail in questo caso, c'è bisogno solo di avere un account più che altro che sia della UI, quindi bisogna crearsi. Io posso cliccare su Manager, Contact e gestire i miei contatti. Posso aggiungere nuovi contatti, quindi inserire nome, cognome, il titolo, la compagnia per cui lavora questa persona, o l'email di casa, di lavoro o di altro, tutti i vari dati, e avere ad esempio qui avrò quello che mi serve per comunicare con lui. A questo punto, io, una volta che ho inserito i miei contatti, posso tranquillamente inserirlo nella UI cliccando sul più, mi appare la lista dei miei contatti, in questo caso soltanto uno, oppure trascinando continuamente il contatto che voglio io nella UI. Done, e vedrò che questo sarà andato. Cosa vuol dire sarà andato? Noi adesso apriamo l'altra Wave, l'altro browser con l'altro account per la Wave. Vediamo che qui abbiamo una Wave e qui se ne è creata un'altra. Se io ci clicco ho la possibilità di vedere la mia wave, la mia discussione. Quindi posso tranquillamente iniziare a discutere con quest'altra persona. L'altra cosa interessantissima di Google Wave è che è istantaneo, è un sistema di lavoro istantaneo. Che cosa vuol dire istantaneo? Cosa intendo di istantaneo? Se io adesso inizio a scrivere test di risposta, notate che sulla parte destra del mio schermo, notate che praticamente nella Wave si sta già formando il testo. Mentre io scrivo è come se stessi parlando. Stessi parlando e quindi sto scrivendo il mio. La persona con cui sto parlando praticamente sta vedendo quello che io scrivo. No, quando io, vabbè, io non scrivo donna e smetto di scrivere, però io posso vederlo anche al contrario, nel senso che a quest'altra parte posso tranquillamente, ciao, scrivere e vedere che mi scrive allo stesso modo. In questo modo io posso comunicare, parlare e correggere volendo automaticamente nello stesso tempo quello che mi sto scrivendo con quest'altra persona. In questo modo io posso tranquillamente lavorare. Però se ho necessità di mandare un file, ad esempio, come posso fare? Posso o allegare un link, quindi volendo da Google Docs, applico, copio il mio link e lo allego direttamente. Oppure, volendo, io potrei inserire degli allegati. Posso inserire allegati di qualsiasi tipologia, da JPEG tengo premuto CTRL e clicco su più nel file, vedete. Mi inserisce qui di un file, vedo che li carica, oppure ad esempio potrei anche, diciamo donna, clicco di nuovo qua, disco un altro allegato, oppure lo potrei anche trascinare in un altro allegato. Questo se ho naturalmente Chrome mi permette di, ad esempio, prendere altri file che non sono immagini, possono essere immagini JPEG,
esempio, mi posso trasportare, possono essere file formato RAR, possono essere file anche di lavoro. L'importante è che non superino i 20 mega, mi sembra. Vediamo cosa succede, ad esempio ci dovrebbe essere un file. Mega, vediamo cosa succede. Notiamo che non lo inserisce, viene il segno di errore perché è fallito, perché è troppo pesante. Come faccio allora a questo punto adesso a scaricare o a visualizzare questi file? Semplicissimo, io posso tranquillamente cliccare sui file, per esempio se clicco sui PDF, il PDF si aprirà in un'altra finestra, mentre le immagini si apriranno in una finestra, in questo, una slide, diciamo, una toolbox, e posso tranquillamente visionarli anche tutti, anche se non fanno parte della stessa wave. Notate che questo logo di Google è su una wave, è su un dialogo, scusate, mentre quest'altro è su un'altra, io li posso anche vedere tutti assieme, andare anche in play, oppure no. Vediamo che il link mi ha aperto un link a parte, mentre se io vado a cliccare su un file di testo, file di testo, ok, mi ha preso, volontariamente mi ha preso, ecco, file di testo mi sta scaricando, scarica il file di testo, file di RAR mi scaricherà il file di RAR e così via. Perché consiglio Google Chrome? Perché Google Chrome è sicuramente molto veloce nell'elaborazione dei dati, nel flusso di dati, è molto più sicuro sotto alcuni punti, certi punti di vista, nel senso che se io vado su alcuni siti mi si blocca in automatico, quindi mi dà la possibilità di accedere subito a quel sito se è considerato pericoloso, e mi permette anche di fare queste piccole cose qua, tipo trascinare tranquillamente dentro, cosa che su altri navigatori, su altri browser, non mi dà assolutamente possibilità. Ok, non lo fa. Normalmente se utilizzate un sistema che non è Windows, tra Google Chrome e un altro, io secondo me vi consiglio Safari. In ogni caso Google Chrome è ottimo. Altra cosa, sempre torniamo sulla wave. Cosa importante da sapere sulla Wave? Allora, la possibilità, appunto, allora di inserire file, inserire link, file JPEG che sono visualizzabili in versione toolbox, in anteprima direttamente senza neanche scaricarli, quindi la possibilità di visionarli, prima di scaricarli, ovviamente tasto destro, salva immagine come, e posso salvarle, e la possibilità quindi di avere anche un cronologico di quello che io... Ah, la possibilità anche di editare quello che ho scritto, ad esempio questo messaggio, voglio cancellare questo, io posso tasto destro, edit, cancellarlo. Quindi non è soltanto un lavoro di inserire delle parti, ma posso tranquillamente anche editarle. Posso anche, volendo, inserire un commento, esempio, quindi direttamente a questa wave, ad esempio, ho sbagliato nel legare, ecco il file corretto, ad esempio inserire il file, in modo tale che sia anche ordinata. Altra cosa importante è le persone che fanno parte della wave. Io vi ho detto prima che si possono inserire i contatti, però alcuni di questi sono magari dei contatti con cui io ho già, ad esempio, contatti con cui ho avuto a che fare per lavoro, quindi magari ci sono delle mail di lavoro quale ho dovuto rispondere, e questi lì possono invitarli, oppure posso tranquillamente inserirli
nella wave, o già hanno anche loro una wave, di conseguenza posso chattare direttamente con loro. Chattare, chattare è una parola un po' brutta, posso lavorare direttamente con loro, perché hanno appunto già la wave. Come può essere utile questo a livello lavorativo? A livello lavorativo può essere utile perché posso creare appunto dei cronologici. Quindi, se vado a vedere su ad esempio delle mie vecchie wave di lavoro, noto che ho tutto, abbiamo tutte le file di lavoro, tutte le immagini, tutto quello che è stato fatto è stato uploadato all'interno di questa wave. All'interno di questa wave si possono inserire dei file che non superano i 20 mega, però quello che io posso inserire per ogni wave, quindi per ogni discussione, può essere, se non sbaglio, può contenere, può arrivare a contenere anche un giga. Quindi come la possiamo utilizzare al meglio? Potremmo utilizzare al meglio creando diverse wave, ad esempio nuova wave, possiamo inserirci per quello che riguarda un determinato argomento, argomento 1, e qua andrò a inserire tutto quello che riguarda quel determinato progetto. Oppure, argomento numero 2, nuova wave, argomento 2. Così via. Naturalmente io all'interno della wave posso aggiungere anche altre persone, nel senso che se in questo caso devo aggiungere un'altra persona che mi controlli, che controlli quello che abbiamo scritto fino adesso, notiamo anche un'altra cosa. Ogni volta che io faccio una modifica, chi legge il cosa che io ho modificato verrà letta in questo modo, quindi con una barra, evidenziata con una barra, nel senso che è stato cancellato perché magari non era corretto. In questo modo io posso controllare anche quello che è stato corretto e capire dove stava l'errore, per esempio magari era un errore soltanto di battitura, non conto, però magari potrebbe essere anche un errore di forma o di altre cose. E se devo aggiungere delle persone, per esempio, che mi controllano la wave, basta andare qui, cliccare sul più e aggiungere il contatto che voglio, oppure trascinarlo nelle persone. Ad esempio, se volessi aggiungere questa wave una determinata persona, posso tranquillamente trascinarla e la aggiungerò, oppure posso tranquillamente anche rimuoverla. Remove. Questa persona sarà rimossa da questa wave, quindi non la leggerò più. In questo modo io posso quindi crearmi diverse wave, crearmi diversi argomenti e categorizzare tutto. Naturalmente questo è molto comodo quando si lavora a distanza, quando si lavora con determinati software che magari non hanno dei file molto pesanti e quindi possiamo tranquillamente appoggiare qui, o vogliamo comunque avere una copia sicura, oppure facciamo un lavoro che dobbiamo, ad esempio, connetterci a internet per controllare determinate cose, quindi non abbiamo necessità di averli sul nostro computer stesso. È scomodo, o comunque io consiglio sempre di fare sempre una copia di quello che voi mettete online, anche su un pendrive o su un altro tipologia di supporto, in modo tale che almeno si abbia una copia di entrambe le cose.